Buongiorno, nei giorni scorsi mi hanno chiesto di far vedere come si usa il rullo, più che volentieri. Io ho sempre detto che se avete bisogno vi faccio un filmato, vi spiego. Tanta gente alla fine della giornata che conosco, gli amici così che lo fanno fai da te, mi dicono fa male spalle, fa male qui, fa male là, mi gocce in testa. Molto semplice, preparate il vostro materiale che non deve essere né lunga né troppo spessa, una cosa normale. Lo bagnate, lo asciugate con la rettina, che io non uso mai. Il rullo è bagnato, non mi cola in testa senza problemi. E partite, siccome il rullo è zuppo, non partite, partite staccati. Prendete una, due, tornate indietro, a lavorate ancora e poi ripassate. Queste cose si chiamano corde, non vanno lasciate. Buono. Non dovete correre troppo. Tagliate anche il vostro rullo. Se avete spazi stretti, rullo a mano, partite staccati sempre dalla parete perché il rullo è pieno. Su e giù. Non dovete schiacciare forte il rullo. Il rullo è solo appoggiato e va avanti e indietro. Tutto qui. Per darvi un esempio, c'è anche il rullo in pratica. Molto semplice. Il rullo si appoggia, movimento delle mani, e questo. Adesso io ve lo faccio vedere. Il rullo è appoggiato alla parete. Questo lo manda giù, questo lo tira su. Quando non ne avete più, tornate indietro e la stendete bene, che omogenea. Anche avendo sotto un colore forte, già lo coprite. Se voi invece fate così e provate a tirare, non vi copre niente, vi restano le giunte. Per il soffitto, che dopo vi monterò un pezzo di video insieme, allungate la vostra misura e lo appoggiate e fate solo questo. Questo lo tiene e questo lo manda avanti indietro. Basta. Tenetemi in un'altezza delle spalle che non vi fanno male, il rullo si appoggia e rulla. Questo ve lo faccio vedere, che lo monterò insieme in un'altra stanza. Grazie. Materiale non deve essere acqua, deve essere normale, qualcosa che sia un po' spessa. Bagnate il rullo non deve mai colare. Partite, va alla posizione e andate avanti indietro. Poi ritornate a stendere tutto. Il rullo non si deve mai chiudere. Quando rullate, partite un po' staccati dalla rullata. Basta appoggiare il rullo senza far fatica. Il rullo deve correre da solo, basta essere solo appoggiato e basta. Poi bagnate ancora, partite. Ok, la prima mano è stata data, è asciugata. Se voi avete fatto come vi ho detto, anche il bordo che c'era sotto, il vinaccia che c'era sotto è sparito. Con la seconda mano andate a coprirlo, partite sempre un po' da lontano. Il rullo non faticatevi, deve solo appoggiarsi al muro e basta. E così via. Sempre solo è appoggiato e va avanti indietro. Lo fa da solo, niente di più. Niente, spero di essere stato utile. Come sempre vi lascio la mia email, gonnyedoardo37@gmail.com. Se volete qualche consiglio scrivetemi e vi farò degli altri video. Alla prossima!